Anna Cuculo, attrice, regista, esponente per molti anni della massoneria, infatti abbiamo aperto proprio il nostro convegno parlando di massoneria. E Anna, puoi raccontare ai nostri telespettatori un episodio divertente avvenuto in tournée? Partiamo proprio dalle cose divertenti. Io volevo già raccontare come nasce la massoneria a Torino, come si sviluppa, come oggi, no? E in tournée, quando eravamo tutti molto giovani, e si lavorava tanto fuori. Oggi si lavora pochissimo in tournée, una volta tanti mesi, quindi dopo cena ci si incontrava, ma anche durante il giorno, e c'era il desiderio a 20 anni di fare delle sedute spiritiche, perché andava di moda, perché, come ha detto anche Massimo Centini, erano gli anni 70. È vero che c'era questa volontà proprio di scoprire, di sapere. Quindi noi, abbastanza ignari, con nessun medium tra di noi, abbiamo cominciato a fare la planchette e le cose funzionavano, vale a dire, facevamo delle domande, ci veniva risposto ciò che poi coincideva con la realtà, andavamo a controllare, questo ci incitava a continuare, è andata avanti per parecchio tempo. Se non che a un certo punto, finita una di queste sedute spiritiche, ci si mette a dormire, io e la mia compagna di stanza, che era come me una danzatrice, allora si danzava, non si recitava ancora, ed un tratto nel bel mezzo della notte, di improvviso tutte e due scattiamo sul letto, spaventatissime, perché un rumore ci aveva svegliate entrambe, ed era il bicchierino che avevamo usato per la seduta spiritica, che muoveva da solo sul tavolo. Ci siamo spaventate veramente tutte e due. Oltre a questa sono successe altre cose poco gradevoli, e insomma abbiamo capito che forse è meglio lasciare le cose come sono e non insistere su persone che non sono più in questa manifestazione, ma sono in altre manifestazioni. Anna Cuculo, massoneria, abbiamo detto prima con il marchese Francesco di Cordero e Pamparato, lui faceva parte qua di Piazza Vittorio, e tu di una massoneria di tipo diverso e anche più esoterica. In realtà, ecco, io per 12 anni sono stata in una loggia massonica mista, e gli studi esoterici possono avere un senso in massoneria, ma anche possono non essere, cioè il massone non necessariamente si dedica a studi esoterici. Persone come me, che invece hanno avuto questo desiderio, continuano a farlo anche fuori, sono ricerche molto personali. Non abbiamo avuto tempo in questo convegno, ti ringrazio di avermi invitata tra l'altro a questo convegno che è stato molto bello, molto interessante, non abbiamo avuto tempo di parlare anche di alchimia, che è una cosa che sembra una favola e che invece esiste realmente, cioè esistono anche a Torino alchimisti che lavorano con il fuoco, ed è veramente interessante, veramente importante per la persona e per la propria ricerca interiore. Grazie ad Anna Cuculo.